Il presepe è un'occasione di incontro, di condivisione e di speranza attraverso il dialogo della bellezza. Restano in strettissima attualità, nonostante risalgano al secolo scorso, le parole con cui Monsignor Lorenzo Frana, prelato gandinese morto nel 2005, approfondiva con un articolato saggio in lingua francese origini e significato degli allestimenti della Natività che in ogni angolo del mondo ricordano la nascita di Gesù. Monsignor Frana fu nominato nel 1975 osservatore permanente della Santa Sede all'UNESCO a Parigi, nel ruolo che fu per primo assegnato nel 1951 a San Giovanni XXIII, allora nunzio nella capitale francese. In quel ruolo Monsignor Frana ebbe modo di raccogliere centinaia di presepi delle più disparate provenienze e dell'inestimabile valore artistico e culturale, oggi alla base del Museo dei Presepi di Gandino, a pochi passi dalla Basilica. Il presepe è una rappresentazione scenica della nascita di Gesù. Nel suo allestimento si incrociano i testi del Vangelo, in particolare quelli secondo Luca e secondo Matteo, e alcune tradizioni che si perdono nella notte dei tempi. Ci sono il bambin Gesù, Maria sua madre, Giuseppe sposo di Maria, i pastori e i re magi. Altre figure entrano a far parte del presepe, come il bue e l'asino, di cui i Vangeli non parlano, e altri personaggi dovuti alla creatività di artisti e artigiani. Il Museo dei Presepi di Gandino, dedicato a San Giovanni Paolo II, è nato nel 1988 per volere di Monsignor Lorenzo Frana. Ma generalmente sono bambini che vengono accompagnati dai genitori e si fermano davanti a quelli che sono più sorprendenti, quelli che li attirano di più. Quindi o sono presepi magari molto piccoli, come hanno fatto adesso dei ragazzini che sono venuti, si stupiscono che si possa fare un presepe dentro una conchiglia o dentro il gheriglio di una noce, oppure qualche statua particolarmente grande. E allora sono molto attratti. Fra gli oltre 600 esemplari in mostra c'è un presepe ligneo brasiliano donato da Papa Giovanni Paolo II, uno in vetro di Murano, e oro zecchino, opera di Archimede Seguso, e una realizzazione ecuadoregna ottenuta utilizzando un frammento di rarissimo corallo nero. Molti provengono dalle collezioni private, altre da singoli donatori, i quali durante i viaggi in Italia e all'estero hanno voluto contribuire all'arricchimento della sezione museale. Esposti anche una serie di medaglie commemorative sul tema del Natale, emesse dalla Zecca di Parigi, e una serie di francobolli natalizi. Da ricordare anche il grande allestimento con la minuziosa ricostruzione del centro storico di Gandino, realizzata nel 2008 dal gruppo Amici del Presepio di Cerete. Il Museo dei Presepi è aperto ogni sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30, dal 4 dicembre al 27 febbraio 2022. Per informazioni il numero telefonico è 349 47 71 770.